Sapete, chi fa il mio mestiere deve avere una caratteristica, quella di, dovrebbe cercare di essere il più possibile recettivo, sensibile a quelli che sono i tempi, i momenti che si raccontano, perché una sera non è mai uguale a un'altra, una circostanza non è mai uguale a un'altra, e in questo momento, in una trasmissione come questa che alterna approfondimento e leggerezza, volevamo un ospite che in seguito a quello che è accaduto in Israele sabato scorso, il 7 di ottobre, rappresentasse esattamente non solo lo stato d'animo, ma anche l'aspirazione più profonda che lega tutti noi, e che è quella della pace, non più come parola vuota, ma come esperienza che ci manca, perché la stiamo constatando al contrario. Ed è per questo che non poteva questa sera mancare, e la ringrazio con tutto il cuore per essere qui, quella che innanzitutto definisco una donna di pace, la senatrice Liliana Segre. E addirittura piacciono. Mi è piacere vedere. Troppo. Allora, faccio una premessa, che oggi la senatrice Segre mi ha detto: la vogliamo smettere di darci del lei? Se no non mi sarei mai permesso, quindi adesso passo al tu. Noi ci siamo visti l'ultima volta in televisione per il 27 gennaio, per Binario 21, ed è stata una serata indimenticabile per tutto il pubblico italiano. Questa sera, date le circostanze, so quanto ti costa in fatica e amarezza, insomma, dover affrontare l'argomento che abbiamo appena affrontato, ed è per questo che ti ringrazio con tutto il cuore. Immagino sia una grande, grande fatica per te. Una grande fatica. Ho ascoltato, mentre aspettavo di entrare, quelli che hanno parlato, e mi è interessato particolarmente David Grossman, che conoscevo già, ma che ha trovato delle parole straordinarie, in cui c'è l'incubo, l'amarezza del momento, il terrore del futuro, tutto quello che un israeliano poeta come lui della pace può dire. Uno che ha perso un figlio, uno che conosce il mondo in cui vive con le cose tragiche, con le delusioni, con le speranze. Ma quando tu mi hai invitato a venire qua, che tutto questo era inimmaginabile, dato che parliamo di un mese o due fa, io di una cosa sono rimasta sempre fissata, che ti volevo dire, che volevo dire in trasmissione. Io che da vecchia, ma adesso sono vecchissima addirittura, ma già ero molto vecchia, quando sono entrata in Senato, ho subito pensato che quello che volevo lasciare di me, secondo me di bello, di morale, di interessante, era quella commissione di cui io sono la presidente, che per fortuna è stata rinnovata anche nella nuova legislatura. Commissione contro l'incitamento all'odio. E conto tutto il resto, antisemitismo, razzismo, eccetera, ma il titolo proprio della commissione è quello, contro l'incitamento all'odio. Se una commissione parte con questo principio e ascolta tutte le voci che si palesano poi per partecipare come audizione alla commissione,
Uno dice, ma cos'è, un'utopia, è un sogno, è una cosa inimmaginabile? Quando ti capita di essere viva e di vedere, sentire, anche 5 minuti fa, quello che sta succedendo in quel mondo in cui tu auspichi, speri, che non ci sia l'incitamento all'odio. Allora è tutto inutile. Allora quelle utopie che si sono poi presentate negli anni, come Neve Shalom, in cui avevano deciso che israeliani e palestinesi avrebbero convissuto in una piccola città immaginaria, o quello che succede nella cittadella della pace di Rondine, dove convivono magari, certo, nella stessa stanza, israeliani e palestinesi condividono lo stesso bagno, che è proprio il massimo dell'intimità. Ma allora è tutto inutile. Allora altro che incubo, altro che delusione, altro che disperazione. Che speranze ci sono per una nonna come sono io di aver visto quello che è successo a bambini colpevoli solo di essere nati? È qualche cosa che ti porta a un tempo lontano che io credevo che non avrei vissuto più, che la vita mi aveva portato false speranze. Liliana, che cosa alimenta l'odio secondo te? Ma io lo vorrei capire fino in fondo, probabilmente non sono abbastanza dentro alle cose, perché io sono nata a Milano, ho sempre vissuto qui e ho visto, sì, il bullo a scuola, ho visto la lite nella cosa condominiale, ma arrivare a quell'odio che è dimostrato adesso in questi giorni da ambo le parti, lo trovo veramente una cosa terribile, appunto, una cosa che non mi fa dormire, una cosa che non mi fa pensare ad altro che quello che sta succedendo, sentendomi così incapace, così impossibilitata a fare niente per nessuno. Non ce l'ho la risposta. D'altra parte tu sai che io non ce l'ho, perché sono una donna di pace. Una domanda, mi rendo conto, ingenua. Ne avevo parlato con David Grossman per l'appunto al telefono quando ci eravamo sentiti per concordare il suo intervento, sì, qui, sì. Che è ingenua, ma che non può non porsi chi è uomo o donna di pace, è come si fa a procurare così tanto dolore a un altro essere umano che sta a un millimetro da noi? Cioè, come si fa a non sentire il dolore degli altri, quello che si chiama compassione, no? Compassione. Tu nella tua comune vita purtroppo lo hai supportato su di te, ma insomma, di nuovo, ancora oggi, cioè il corpo non è un confine che non ti fa sentire il dolore di chi sta a qualche centimetro da noi. Ma sai, c'è anche una scelta di odio e di vendetta. Io l'ho fatta prestissimo questa scelta, che non potevo essere come i miei assassini. La famosa pistola che non hai raccolto per sparare al tuo aguzzino. Che non è stato inconscio, non è stato neanche una cosa in cui io ho riflettuto, che ho avuto il tempo di riflettere, ma non è in me. E quindi questo senso che seguita negli anni, che non sparisce mai, di odio e di vendetta mi lasciano. Guarda, ho letto oggi una poesia che mi è stata mandata di un poeta americano che si chiama Foster. Lui prega e ha questa fortuna di tutti quelli che sono religiosi di pregare. Poi c'è chi non è religioso come me e che quindi prega in modo, come posso dire, personale, ma diretto così, nel grande nulla.
E questa persona scrive così bene a proposito che ognuno è un altro uomo e che quell'essenza uomo dovrebbe impedire di uccidere l'altro. Lui lo dice molto bene, non certo come lo sto dicendo io adesso, ma mi è arrivata in questa giornata di incubo, come dice Grossman, in questa giornata di vuoto, di tristezza, di attesa di quello che può succedere, che può essere ancora peggio di quello che già è, questa poesia in cui si prega che uomo contro uomo, bambino contro bambino, ognuno ritrovi l'essenza di sé. In vano, probabilmente. Ci ha mandato una bellissima opera TV Boy, che è questo street artist che ha ritratto proprio due bambini. Mi è venuto in mente adesso che l'ho nominato. Non so se la possiamo mostrare al pubblico. Insomma, che dice poi tantissimo, come sempre, perché oggi quest'opera può sembrare un sogno, una speranza, un desiderio. Eppure, come vedete, sarebbe la cosa più naturale del mondo, no? C'è una parola che è molto cara alla senatrice Segre e che, se ben ricordo, ha adoperato poco più di un anno fa nel suo discorso in Senato. Una parola di cui probabilmente, insomma, che adoperiamo certamente poco, ma di cui abbiamo perso probabilmente anche il reale significato, che è la parola mitezza. Immaginavo che l'avresti tirata fuori. Però adesso è una parola che solo pronunciarla darebbe conforto, anche se no, è apparentemente fuori luogo. Vecchia. Cosa vuol dire mitezza? Ma mitezza è una parola non solo non usata da nessuno più, ma che risale forse a quando io ero piccola, che magari ero nervosa, maleducata, capricciosa, e qualcuno mi diceva «sì, mite». E questo essere mite, che era una cosa che già allora mi suonava strana, invece poi da adulta, da vecchia, da quello che mi è capitato nella vita, di bello, di brutto, di così così, questa parola mitezza mi è sembrata avvolta dalla bellezza della mia infanzia, avvolta da un mondo che non c'è più. E ho avuto il coraggio in Senato, alla riapertura della nuova legislatura, dove si sentiva tanto odio e sentiva tanta antipatia aleggiare in quelle sacre mura, ho usato questa parola mitezza, di cui poi tu adesso me la racconti, non si sa se come una favoletta o come un rimprovero. No, al contrario, anzi la trovavo come quasi una medicina, insomma, in questo momento, quella parola. Una medicina. Sei scettica. Purtroppo. Senti, parole al vento, mitezza, ma chi l'ha stata? Già la parola era un po' arcaica, sconosciuta, diciamo, arcaica. Guarda questa vecchia cosa tira fuori, che lo sentivo io nel mio orecchio, sì, che ancora sento, ma talmente lontana da questi tempi che io stessa, dopo che mi è uscita sta parola, ho detto ma cosa mi viene in mente, dovevo dire un'altra cosa. Del resto tu avevi anche detto che le grandi democrazie sono tali se sanno ritrovarsi intorno a valori condivisi. Così dovrebbe essere. Ma quali sono questi valori condivisi? Quali dovrebbero essere? Nella democrazia, dove c'è il rispetto dell'altro, dove basta leggere l'articolo 3 della nostra Costituzione, in cui il diritto dell'altro è estremamente importante. È lì che col diritto la parola mitezza è un po' un pesce fuor d'acqua, visto che c'ho i pesci qua davanti. Hai visto, li abbiamo trovati, eh? Bellissimo. Quest'estate mi diceva, ma li stai trovando? Senti, Liliana. Quel pesciolino
Il pesciolino più furbo degli altri. Ma io non sarei di quelli, purtroppo. Senti Liliana, sai che i social stanno scrivendo per chiedere che cosa ti sei fatta, perché hanno notato il cerotto? Sì, ho dovuto mettere il cerotto anche se non mi piaceva tanto, perché ho sbattuto la testa in cucina contro... Ah beh, una cosa banale, quindi, per fortuna. E mi è venuto un bernioccolo che non volevo far vedere. Domani ricorre anche l'80° anniversario del rastrellamento del ghetto di Roma. Era il 16 ottobre del 1943, quando 1020 persone furono deportate ad Auschwitz e tornarono in 16. Quella di Roma fu la prima grande deportazione che segnò il passaggio dalla persecuzione razziale allo sterminio. Ne avevamo già parlato appunto il 27 gennaio, ma è ovviamente giusto ricordarlo essendo oggi e oggi. Ma io non solo vorrei ricordarlo, perché io allora non sapevo niente di questo, ero nascosta. Ero nascosta da generosi amici che rischiavano la vita per tenermi nascosta. Ma neanche quando fui al Lager, ad Auschwitz, io conobbi nessun romano che era sfuggito, perché io ero operaia schiava e questi saranno stati mandati da un'altra parte. Ma poi ho conosciuto una ragazza romana, Graziella Cohen, che mi raccontò come erano andate le cose. Lei era ancora libera, a quel tempo era ancora nascosta. Ma la cosa più strana fu che i miei nonni materni, erano a Roma in quel tempo ed erano in casa del figlio che fu rastrellato e portato al collegio militare, ma che i tedeschi, che avevano l'elenco di quelli che dovevano portare al collegio militare, non c'erano i nomi dei miei nonni, i quali in quella situazione incredibilmente uscirono da una porta di servizio e si salvarono. Furono fra quelli della mia famiglia, i pochissimi, che si salvarono pur essendo stati il 16 ottobre nella situazione di essere presi e rastrellati per poi morire, come è capitato a tutti i vecchi. Tra l'altro, come tu avevi già raccontato, tu eri nascosta in quel momento, tu sei stata deportata 2 mesi e mezzo dopo, sì. Ma dopo quel rastrellamento tu avevi intuito quale pericolo potevate correre o ancora no? Ma sai, io avevo 13 anni, ora tu che sei un papà amoroso dei tuoi figli, sai come sei a 13 anni? Sì. A 13 anni si può essere già delle donnine, come vedi oggi le ragazze di 13 anni, che ti chiedi, ma queste hanno solo 13 anni, ma io ero una ragazzina molto sciocca, molto ingenua, molto, molto legata alla mia famiglia, e stavo a sentire loro cosa mi dicevano di fare. Io, nel terrore in cui vivevamo, pensiamo al 43, siamo nel 2023, e io me lo ricordo quelle giornate, quelle notti, essere attaccata io alla radio dei vicini, perché noi non potevamo avere la radio, e ascoltavo le notizie, poi le riportavo ai miei che si disperavano, che poi sono morti tutti, uccisi, e avevano ragione di disperarsi, ma io non l'avevo capito. Io obbedivo e ho sempre chiesto scusa agli eredi di quella famiglia che mi ha tenuto nascosta, rischiando la vita, perché era così, chi nascondeva un ebreo rischiava la vita, perché io non ero un ospite grata. Io ero così seccata di non essere con i miei, così fuori posto in una famiglia che non era la mia, anche se erano straordinari, che avevo il coraggio di essere una ragazzina col muso, una ragazzina di cattivo umore, una ragazzina non disponibile a quello che invece avrei dovuto fare.
Poi mi c'è voluta la vita per chiedere scusa a questi, perché io sono stata uno strazio. Io ero veramente una ragazza egoista, maleducata, che voleva stare con la sua famiglia. Forse era meglio se mi lasciavano con la mia famiglia, visto che poi non li ho mai più visti. Al memoriale della Shoah di Milano, in questi giorni è in corso una mostra che si intitola La memoria degli oggetti. Lampedusa. È aperta fino al 31 ottobre, è dedicata proprio agli oggetti dei migranti. Si ricorda il decennale del naufragio di Lampedusa del 2003, del 3 ottobre 2013, in cui morirono 380 persone. Gli oggetti sono gli oggetti che sono serviti per identificare quelle persone, per restituire un nome, un'umanità a quei corpi. Lo dico perché i fatti che stiamo vivendo, e vi consiglio di andare a vederla, e lo dico perché i fatti che stiamo vivendo in questi giorni e le parole che ha pronunciato adesso Liliana Segre dovrebbero anche farci riflettere, a tutti noi che abbiamo la fortuna di essere qua, sul fatto che siamo spesso davvero troppo spregiudicati nell'uso del linguaggio. Indifferenti al dolore degli altri, indifferenti a quello che succede, e spregiudicati nel linguaggio. Parliamo con disinvoltura di timore, di sostituzione etnica, come se fosse una cosa da niente, quando insomma, al cospetto di quello che è stato, dovremmo davvero imparare a misurare le parole, perché c'è un'aggressività anche nelle parole che spesso prelude poi a un'aggressività reale. Guarda, chi lascia, chi ha provato in prima persona a lasciare la casa e quegli oggetti che fanno parte della vita di tutti i giorni, ma non oggetti rari, non gioielli, non quadri d'autore, niente di tutto questo, ma non so, il suo letto, il cuscino, la coperta, la poltrona, e poi non rivederla mai più. E però tu te la ricordi com'era fatta. Io me la ricordo com'era il salotto di cattivissimo gusto di casa mia per il gusto di oggi. Oggi io non lo vorrei, però io lo fotografo come era e che poi non c'è stato più. E gli oggetti di Lampedusa hanno una voce fortissima che grida, anche se un paio d'occhiali, una cosa di nessuna importanza. Perché chi li ha lasciati ha lasciato un mondo, il suo mondo, per cercare la libertà, per cercare un lavoro, per cercare una situazione, certo, che gli aiutasse a sopravvivere. E l'oggetto che ha lasciato per la strada, può averlo lasciato in tanti modi, l'oggetto gli parla di un mondo perduto, di un mondo che non troverà mai più, anche se non questi di Lampedusa, ma io sono una sopravvissuta. Certo. E io quegli oggetti non li ho trovati mai più. Ho dovuto essere forte, ho dovuto essere me stessa, ho voluto essere una donna di pace, una che non odiava e che non insegnava nei 30 anni in cui io sono andata nelle scuole mai la parola odio e la parola vendetta, mai. Chi mi ha ascoltato, e che così morirò. Non posso essere diversa da me. Però una definizione più bella di donna di pace non può esistere, Liliana. No, è proprio difficile. Sarà per te questo, perché mi vuoi per bene. Certo, io ti voglio molto bene. Fra gli oggetti, tra l'altro, ci sono molte scarpe dei migranti, che non sono, come qualcuno ha detto, diciamo un bene da notare come stravagante o di moda, ma che sono lo strumento che serve a percorrere i chilometri e chilometri che separano magari la propria casa attraversando il deserto a una barca che poi non ti porta da nessuna parte. Hai visto Io Capitano? No, non l'ho visto. Però il film di Garrone lo andrò a vedere con grande piacere. Io vado molto al cinema quando non sono impegnata in questi giorni con me stessa. Ma quando sono una donna libera da me, vado molto al cinema. E in due giorni consecutivi ho visto un giorno Io Capitano, il giorno dopo quello Palace. E questo che scappa dal Senegal in fondo là e attraversa tutta la carta geografica dell'Africa, che tutti dovrebbero aver presente, mentre nessuno ce l'ha,
per andare in Europa. E nel film di Polanski è descritto questo mondo con le donne tutte rifatte. Anche gli uomini erano rifatti schifosi. E sì, era proprio così. Io poi sono molto femminista e quando vedo anche gli uomini rifatti proprio sono già seccata con le donne rifatte, figurati con gli uomini rifatti. E questi scappano. Questo, io capitano, è un ragazzo di 16 anni che fa un percorso terribile in cui gli succede qualsiasi cosa, sì. Per raggiungere dove? In Europa. Dove c'è questo mondo lassista, di finta bellezza, di finta bontà. Corrotto, certo. Corrotto al massimo. E lui rischia la vita e quella degli altri che portava su un barcone per raggiungere questo mondo. Ognuno deve essere se stesso. Eliana, un'ultima cosa. L'ultima volta che siamo visti in questa trasmissione ti avevo chiesto che cosa volessi dire idealmente ai tuoi nipoti e tu hai detto di essere liberi e non avere paura. Sì. Oggi è più difficile non avere paura, secondo te? Oggi è molto difficile non avere paura in generale, anche se non si è nipoti miei. Però è più forte di me. Io voglio essere libera e non avere paura e questa è l'eredità morale che lascio ai miei figli e ai miei nipoti. Grazie, Liliana. Questo mi devi aiutare a alzare. No, no, mi alzo da sé. Liliana Segre. Aspettami qua, aspettami. Devo avere i fiori. Manchi i fiori. Ben scelti. Ti aiuto? Sì. Allora, mi tieni tu perché io mi credo. Grazie. Arrivo, eh? Arrivi. Dove siamo, di qua? Guarda, ti affido ad Andrea. Eh? Ti affido ad Andrea. Grazie, Andrea. Grazie di cuore. Ah. Sono molto contento che il 9 ci abbia consentito ancora una volta di ospitare Eliana Segre. Grazie.